Ragazze e ragazzi, buonasera. Partiamo con la preparazione del panettone, quello classico. Vado a fare quello del maestro Pier Giorgio Giorini. E il procedimento è quello fatto dal, l'ho preso dal blog di Fable de Sucre di Eva e Danilo. Quindi, se volete, proprio perché spiegano veramente, veramente molto bene tutti i passaggi, tutte le accortezze da avere. Allora, le dosi che vi do è per un panettone da un chilo, ma come vi ripeto, sul blog di Eva e Danilo ci saranno anche delle dosi per 2 da 7,50, da mezzo chilo, da un chilo, eccetera. Allora, per il primo impasto le dosi sono 75 g di lievito madre solido. Ci vuole questo e deve essere bello forte. Bisogna rinfrescarlo una settimana prima di voler fare il panettone. Bisogna rinfrescarlo quasi tutti i giorni, diciamo. Poi il giorno, io questa mattina ho iniziato alle 8 e ho fatto i 3 rinfreschi. 8, mezzogiorno e 16. E adesso che sono le 8, le 20, vado ad impastare, a fare il primo impasto. Quindi, dicevamo, la pasta madre deve essere bella forte e deve essere abituata già dalla prima settimana con la stessa farina che usiamo per fare il panettone. E la farina deve essere una farina di forza, o prendete quella proprio tecnica per i panettoni, per i grandi lievitati, ma deve avere almeno un 3,20-3,50 di forza. Quindi. Allora, io l'ho già rinfrescata ed è fortissimo. Allora, dicevamo, le dosi della pasta madre ne vanno 75 grammi, poi 75 grammi di zucchero semolato, 120 grammi di acqua, 55 grammi di tuorli d'uovo, 75 grammi di burro, un paio d'ore a temperatura ambiente perché dobbiamo fare la pomata, e 200 grammi di farina, quella che ti dicevo, farina bella forte. Io uso la farina per grandi lievitati della Giovanna. Allora, poi per il secondo impasto ve li darò quando farò il secondo impasto. Comunque, da preparare, l'uvetta bisogna farla reidratare, quindi la metto in ammollo da stasera fino a domani e poi vado a strizzarla ed asciugarla. Servirà per il secondo impasto. A me già, io già l'ho mollata, quindi fra poco la vado a scolare, la asciugo tra due strofinacci e domani mattina è bella asciutta e pronta. E poi serviranno pure della frutta candita, cedro, arancia. Se non vi piace potete anche omettere, aumentate stesso peso di uvetta, oppure anche col cioccolato, però le dosi poi le andate a vedere sul blog dei ragazzi, perché vi spiegano veramente molto bene. Quindi vado, procediamo a fare il primo impasto. Ah, un'altra cosa da preparare questa sera è il mix aromatico, che servirà sempre per il secondo impasto di domani, e lo preparo anche stasera con 30 g di miele d'acacia, i semi di una bacca di vaniglia e la scorza grattugiata di mezza arancia e mezzo limone bio. Quindi mettete tutto insieme, emulsionate, coprite con la pellicola e mettete in frigo, così in 12 ore insaporisce. Ok, allora la nostra planetaria con il gancio andiamo a mettere per prima cosa la farina, quindi tutta la farina. Adesso andiamo ad aggiungere
Quando lo zucchero è tutto assorbito, andiamo a mettere il burro ammorbidito, facciamolo affumare. Mettiamo il burro, poi lo andiamo a mettere in tre botte. Intanto facciamo andare a assorbire tutto lo zucchero. Lo zucchero è tutto assorbito e mettiamo in tre volte il burro affumato. Facciamo assorbire tutto, poi aggiungiamo l'altra dose. La prima dose di burro è amalgamata, aggiungiamo la seconda. Controllate sempre la temperatura, che non superi i 26 gradi, altrimenti prendete con tutta la ciotola, mettete in freezer una mezz'oretta e poi continuate ad aggiungere il resto degli ingredienti. Vedete come l'impasto assorbe per bene il burro e aggiungiamo la terza dose. E anche la terza dose di burro è stata assorbita. Adesso prepariamo i tuorli e li andiamo ad aggiungere sempre in più riprese. Finito di aggiungere anche i tuorli, adesso dobbiamo lasciarlo incordare per bene. Controlliamo sempre la temperatura. Vedete, io sto 24,7. Sono trascorsi una ventina di minuti, vedete com'è bello incordato, com'è pulita la ciotola, si attacca tutto al gancio. Adesso andiamo a controllare anche se abbiamo il velo e se no lo facciamo andare ancora un po'. Prendiamo un pezzettino di impasto e lo tiriamo. Vedete? Diventa trasparente. Quindi diciamo che il velo c'è.
si stacca benissimo dal gancio. Ok, faccio andare 2 minuti e poi andiamo sul piano da lavoro. Sentite il rumore? E questo io lo chiamo lo schiappetto dell'incordatura. Vedete, l'impasto si arrotola tutto intorno al gancio e poi lo risbatte sulle pareti della ciotola. È pronto. Allora, che facciamo? Con un pezzettino di burro ci ungiamo bene le mani, mettiamo anche il nostro piano. Ok, e andiamo adesso facciamo qualche piega e la pirlatura. È favoloso, veramente bello questo impasto. La pirlatura, andiamo a dare forza all'impasto, tenace. Bellissimo, veramente bello. E adesso vado a metterlo in un contenitore a pareti in pelle dritte, così possiamo valutare il triplico. Deve triplicare. Contenitore, chiudiamo e mettiamo in cella di lievitazione oppure nel forno spento con la lucina accesa. Deve andare sui 28-30 gradi per 12 ore. Eccolo qua il mio contenitore, vado con la nostra pillatina. Chiudiamo una leggera prestata così che è tutto, perché si distende sul dentro al contenitore, così possiamo montare meglio poi quando è triplicato. Allora, o mettete un segno oppure, come faccio io, una molletta al contenitore per segnare dove arriva. Deve triplicare. 12 ore, vado a mettere a 28-30 gradi. Ragazzi, buongiorno. Ragazze, allora, il mio primo impasto, vedete dove ho messo il segno? Doveva triplicare. Questo non so se quintuplicare, non so cosa ha fatto. Infatti stava spingendo tanto, no? Allora, la prima cosa che faccio è sgonfiare l'impasto. Aggiungiamo un pezzettino di burro. Vado a sgonfiare l'impasto. Sgonfiamo per bene. E cosa faccio? Siccome questo viene da una temperatura di 28-30 gradi, e poi l'impasto non dobbiamo chiuderlo oltre i 26, vado a metterlo mezz'ora in congelatore. Ok, abbiamo già sgonfiato, lo metto in congelatore a raffreddare per mezz'ora. Intanto vi dico gli ingredienti del secondo impasto e poi mettete anche tutti gli ingredienti in congelatore, in frigo. Questi già sono da frigo, io li ho pesati, adesso li metto là perché devono essere tutti belli freddi. Allora, per il secondo impasto, tutto il primo impasto,
Poi 60 g di farina, sempre la stessa, il mix aromatico che abbiamo preparato ieri sera, vi ripeto, con 30 g di miele, una bacca di vaniglia e la scorza di mezza arancia e mezzo limone bio grattugiate. Poi 3 g di sale, 95 g di tuorli, che poi li dobbiamo mettere in due tempi, 95 g di burro, anche questo ne mettiamo 110 e 40 l'andiamo a fondere a bagnomaria e fatto raffreddare, 2 g di malto, malto d'orzo, e siccome io metto tutta uvetta, quindi né di più, però nella dose c'è 20 g di uvetta, quella che abbiamo fatto già reidratare e asciugare, 60 g di arancio candito e 30 g di cedro candito. Questi sono gli ingredienti, poi ve li scrivo sempre qui sotto se nell'info box. Andiamo a mettere l'impasto in congelatore, io lo metto là perché mezz'ora si raffredda bene, e tutti gli ingredienti in frigo. In congelatore ho messo anche il boccale della planetaria e più il gancio, che devono essere belli freddi. E poi procediamo a fare il secondo impasto. Passata la mezz'ora, il primo impasto è bello raffreddato, così anche tutti gli altri ingredienti. Adesso vi elenco soltanto come vado a metterli nell'impasto, nella planetaria. Prima tutto l'impasto con la farina e il malto, e faccio andare una quindicina di minuti lentamente, poi verso la fine aumento un pochino, e quando è bello incordato, quindi una quindicina di minuti in tutto, andiamo a mettere lo zucchero un po' per volta, lo facciamo scendere e facciamo bello amalgamare il tutto. Quando si è assorbito proprio del tutto, mettiamo metà dose delle uova, gli diamo una leggera sbattuta, ne mettiamo metà e facciamo sempre ogni aggiunta dobbiamo aspettare che assorba bene, e ogni tanto controllate l'impasto perché non deve superare 26 gradi. Casomai fermate un attimo, mettete 10 minuti, 20 minuti in freezer e poi ricominciate. Allora, dopo lo zucchero, abbiamo detto, mettiamo metà delle uova, poi il sale e il mix aromatico, gli aromi. E facciamo lavorare sempre l'impasto, bello, deve essere bello incordato. Poi aggiungere un pezzettino per volta il burro, l'ho tagliato a pezzettini così, bello freddo, e un po' per volta facciamoglielo assorbire tutto. Quando ha assorbito tutto il burro, quello solido, mettiamo il resto delle uova. Adesso diciamo che abbiamo finito gli ingredienti, restano soltanto la parte di burro che abbiamo sciolto e abbiamo raffreddato, deve essere raffreddato, e li andiamo a incorporare lentamente alla fine proprio dell'impasto. Vedete che diventerà bello lucido e incordato. Quando abbiamo messo tutti gli ingredienti, alla fine mettiamo oruvetta, canditi, cioccolato, quello che avete deciso di inserire, in questo caso uvetta e i canditi. Adesso andiamo in planetaria. Allora, partiamo mettendo tutto il primo impasto. Io ho messo ciotola e gancio in congelatore, quindi sono belli freddi. Facciamo scendere il primo impasto. Mettiamo tutta la farina e mettiamo il malto. Facciamo andare a velocità bassa. Facciamo incorporare per bene. Non so se riesco a farmi vedere meglio. Sono trascorsi 12 minuti. Aggiungiamo un po' per volta lo zucchero.
aggiungiamo metà rossi, io anche la metà lo metto un pochino per volta. Lasciamo assorbire bene tutto. Aggiungiamo metà rossi, io anche la metà lo metto un pochino per volta. Aggiungiamo metà rossi, io anche la metà lo metto un pochino per volta. Sto a 17 perché ho messo proprio tutto freddo e continuo. Le prova sono quasi tutte assorbite a metà. Sale, un mix aromatico. Un profumo incredibile. Iniziamo a mettere anche lentamente la seconda dose di coagulo e lasciamo incorporare benissimo. Ho unito anche il tubo fusa, aspetto un po', vediamo di farlo riportare.
adesso abbasso, controllo la temperatura. Sono 26. Spero che il mio errore non abbia compromesso del tutto. Intanto adesso vado a mettere l'uva passa. Io metto metà l'uva passa e metà cioccolato. E vado a fare amalgamare. Cioccolato l'ho messo in congelatore fino adesso, eh. Adesso possiamo andare sul piano da lavoro. Adesso abbasso, controllo la temperatura. Sono 26. Intanto adesso vado a mettere l'uva passa. Io metto metà l'uva passa e metà cioccolato. E vado a fare amalgamare. Cioccolato. Passate anche le mani, un po' di burro e andiamo a tirare fuori il nostro impasto. Allora, le dosi che vi ho dato erano per un panettone da 1 kg. Io ho fatto 2 da 7,50. Adesso quindi faccio la pezzatura, quindi divido a metà. Intanto vado a pesare. Ok, prendiamo, prendiamo qualcosa per pesarlo. Così non si attacca. Ok, vediamo a dividerlo.
Pirottino da 7,50 dobbiamo mettere un 10% in più, quindi un 75 grammi in più. 7,50 e 75 sono 8 e 25. Quindi questo è troppo. Oh. Già non ci vedo bene. Ho tolto quello che non dovevo, non si vede bene quel piatto. 8 e 25 abbiamo detto. Ecco, mangiamo qua, depositiamo. Vediamo bene per quell'errore. Poi dice questo pezzettino, io metto un po'. Adesso mi lavo le mani. Ok, le lungo ancora con un po' di burro e preparo il mio allora voi i pirottini li mettete direttamente sulla teglia che poi andate a mettere in forno, così non li spostate. Io prendo una griglia che ce l'ho dentro la mia camera di lievitazione, poi entra direttamente qua, quindi li metto qua sopra e poi con questa direttamente vado nel forno. Quindi metto qua. Adesso mi ungo le mani. Pirlare, vediamo una pirlatina. Così mi posso prendere forza. Vedete? Adesso lasciamo qua 15 minuti, poi gli diamo un'altra pirlatina e mettiamo dentro al contenitore, alla pirottina. Facciamo anche quest'altro, metto quest'altro lato. Ok, avrei bisogno di un assistente per lavarmi tutte le cose che sporco.
lasciava 15 minuti e poi vediamo un'altra pillatina. Allora, passiamo alla seconda pillatura e mettiamo nello stampo. Ok, fatto una, prima mi aiuto con la carota, poi faccio questo, è importantissimo, gli dà la forza, vedete come si alza la pallina che giriamo. Ecco fatto anche il secondo e andiamo a mettere anche questo. Ok, adesso metto a 28-30 gradi. Voi se non avete la cella di lievitazione mettete nel forno spento con la lucina accesa, oppure vedete voi vicino un calorifero, controllate la temperatura e deve arrivare a 2 cm dal bordo dello stampo. 6 ore? Dovete controllare, perché in base alla temperatura, in base a come è partito, la temperatura di partenza dell'impasto, dipende da parecchie cose, ma voi controllate a 2 cm, poi andiamo a fare la scarpatura e inforniamo. Sono trascorse 4 ore e mezza e diciamo che sono quasi pieni, a 2 cm quindi dal bordo. Togliamo dalla cella di lievitazione, lasciamo scoperti e intanto accendiamo il forno a 165 gradi statico. Lasciamo un quarto d'ora, il tempo che il forno arriva a temperatura, e poi procediamo a fare il taglio e la scarpatura per mettere i ciuffetti di burro, poi lo facciamo insieme. Procediamo alla scarpatura. Ecco qua, l'ho fatto, adesso vi faccio vedere l'altro. In pratica facciamo un taglio a croce, su, se vedete quando l'abbiamo messa all'aria fa quella pellicina più dura. Andiamo a tagliare a croce. Adesso prendiamo ogni triangolo e l'andiamo a scarpare, alziamo il lembo e tagliamo un po' sotto. Prendete il triangolino tagliato, lo andiamo a incidere sotto e lo alziamo. Incidiamo e lo alziamo. Adesso prendiamo 3 pezzettini di burro, cioè 4, e li mettiamo sotto i lembi che abbiamo sollevato. Pezzettino per parte, così, e andiamo a richiudere i 4 lembi, così e così, e andiamo in forno a 165 gradi già caldo statico e per una quarantina di minuti, 40-50 minuti, però controlliamo sempre la temperatura al cuore, 94 gradi. Dopo 20 minuti.
Adesso cosa dobbiamo fare? Il bollente. Con gli spilloni, oppure vedete anche con i ferri della maglia. Andiamo a fare il buco, mettiamo a testa in giù e mettiamo, io metto dentro una pentola in questo modo qua, così non tocca sotto, e lasciamo raffreddare tutta la notte. Fate un colpo secco. Ecco. E lascio così tutta la notte per farli raffreddare del tutto, e domani poi andiamo a vedere. Eccoci qua alla fine del passaggio, anzi dei passaggi. Io ne avevo fatto 2 da 7,50, un gradino in più, perché non ho controllato, è arrivato a 96 al cuore, quindi ha fatto un 5 minuti in più. Però vediamo adesso l'interno. E questi con la dose ho fatto la dose di 2 da 7,50. Quella che vi ho dato invece è da 1 kg. Allora, taglio. Un'altra cosa, vedete questa escrescenza, perché li ho messi insieme, li ho messi poco distanziati, e come sono lievitati si erano attaccati, quindi verso metà cottura li ho separati e ha fatto questa escrescenza. Allora, che ve lo dico a fare, profumo è magnifico, volete vederlo da vicino? Arrivo. Ta 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 ta. Rendo l'idea della morbidezza. Cioccolato e uvetta. Questo non è assaggio, questo è mangiarlo. Andate in... Che fa? Cioè, non... lo dovete fare. Fatelo. Fatemi sapere. Torno di là. Ragazzi, è veramente buono. Se sono riuscita a farlo io, lo farete sicuramente anche voi. Un po' di pazienza, un po' di tempo, ma il risultato è ottimo. Farete sicuramente una bellissima figura. Quindi mettetevi all'opera, fatevi vedere i risultati, e se vi fa piacere condividete le vostre foto sulla mia pagina, taggate anche il link che andrò poi a pubblicare, e sempre se vi fa piacere lasciatemi un like, iscrivetevi al canale YouTube Marina Cucina, il blog www.marinadizio.it e la pagina Instagram Marina di Zio e Facebook, dove mi trovate sempre. E aspetto le vostre foto. Alla prossima ricettina, ragazzi.